Dire Subaru e pensare ai rally dominati dall'impresa è quasi automatico per tutti gli appassionati di automobilismo sportivo. È qui infatti che le vetture della casa nipponica hanno saputo dare il meglio nei primi anni 90. I tempi però cambiano in fretta e alla Subaru hanno deciso nel 1997 di esplorare nuovi segmenti. È nata così la Forester, una SUV media a trazione integrale che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nel settore. Il Model Year 2015 si presenta ricco di novità, tra cui spiccano il nuovo sistema multimediale e soprattutto un raffinato sistema di trazione integrale abbinato al cambio automatico Lineartronic. La coppia fra i due assi viene ripartita non tramite un giunto viscoso, ma mediante un pacco di frizione a controllo elettronico, più rapido nell'intervento. Tale sistema è stato battezzato X-Mode e permette di affrontare qualsiasi tipo di percorso in fuoristrada, qualunque sia la consistenza del fondo. Se non ci credete, guardate un po' cosa riesce a fare la Forester una volta che si preme il pulsante X-Mode. Si arrampica sui sentieri innevati, scende senza problemi da discese vertiginose, affronta la sabbia, il fango, la neve e persino l'acqua di un torrente. Il fondo terroso cedevole non è più un problema. Una volta impostata la velocità massima di 40 km all'ora, che può essere variata con un semplice colpetto di acceleratore o di freno, l'elettronica si occupa di mantenerla qualunque siano il tipo di percorso e le condizioni del terreno da affrontare. Il pilota elettronico frena automaticamente la ruota, non in presa, e trasmette il moto all'altra dello stesso asse. Il guidatore, volendo, può togliere il piede da freno e acceleratore ed occuparsi solo del volante. Grazie alle X-Mode, la Subaru Forester è la vettura ideale per abbandonare l'asfalto per la strada sterrata, alla scoperta, magari con tutta la famiglia, di luoghi difficilmente raggiungibili dal turismo di massa. Sicuri che, senza essere degli esperti della guida in fuoristrada, si possono affrontare anche i percorsi più impervi.